Matilde, un abbraccio con Nuria, ma domani sarete nemiche. Sì, sì, domani giocheremo la semifinale contro, ma sicuramente già arrivare, non ce l'aspettavamo di arrivare fino alla semifinale di questo grande torneo, quindi già sicuramente tutte e due saremo molto contente. Domani giochiamo contro, sarà una bella partita, ci conosciamo bene, però sicuramente ognuno cercherà di mettere in atto il suo gioco e sicuramente sarà una bella partita. 366esima in classifica stasera, 312 posizioni guadagnate solo questa settimana, dove vuoi arrivare? No, sicuramente sì, ero indietro in classifica anche perché ho giocato molto poco gli scorsi anni, quindi questo torneo, come ho detto prima, non mi aspettavo di arrivare fino alla semifinale, però partita dopo partita sto migliorando, sto giocando bene, quindi sono molto contenta. Posso farti una domanda difficile, perché tanto tu sei schietta e sincera. Vai, vai. Tra la squalifica e l'infortunio, la squalifica ingiusta, da cosa è stato più difficile ripartire? No, sicuramente prima a marzo mi sono fatta male al piede, quindi poi sono stata ferma, ho rigiocato, però poi alla fine a settembre sono stata ferma 3 mesi e praticamente le due cose sono state insieme, quindi è stata dura, prima al piede, poi la squalifica, e è stato un periodo difficile, però ho tenuto duro e sono uscita alla grande e ora sono molto contenta di essere tornata a giocare e di essere qui in semifinale. Oggi hai dimostrato una particolare attenzione a non rimanere ferma sui colpi che ti hanno dato dei punti persi, sei andata avanti e questo ha dato fastidio perché in alcuni momenti non si aspettava una reazione ancora più forte da parte tua, la Verde che ha vinto più proprio in Italia. Sì, sicuramente ho perso il primo 6-4, quindi ero anche un po' stanca alla fine, oggi era molto caldo alla fine del primo set, però l'importante era, come hai detto anche te, reagire, e questo l'ho fatto molto bene, anche quando sbagliavo cercavo di rimanere positiva, di avere un atteggiamento positivo, e questo alla fine mi ha pagato e sono riuscita a vincere. Mentalmente come ci si prepara agli appuntamenti imminenti? Non ho capito. Mentalmente ora come ci si prepara ai prossimi appuntamenti, l'appuntamento di domani? Sicuramente come mi preparo tutte le partite, io cerco sempre di entrare in campo, di esprimere il mio gioco, poi sicuramente c'è un'avversaria, quindi che ti ostacola sicuramente, però ecco, il mio obiettivo è quello di entrare in campo con i miei obiettivi e esprimere il mio gioco. Senti, una domanda cattiva sempre. Stasera mancano 156 punti alla 230esima posizione che garantisce gli Australian Open. È un obiettivo al quale ci stai pensando? Ma sinceramente in questo momento no, perché comunque ero talmente indietro di classifica che, nel senso, nella mia testa sicuramente non c'era l'obiettivo andare a giocare gli Australian Open. Sono convinta che comunque alzando il livello poi la classifica verrà di conseguenza, però l'importante è pensare, appunto, come ho detto, agli obiettivi, a migliorarsi giorno dopo giorno, e poi sono sicura che comunque il livello si alzerà e la classifica poi verrà di conseguenza. Quali sono gli allenamenti più particolari che stai facendo per migliorarti? Sui movimenti o più sul servizio, che ho visto che è un servizio che sta cambiando parecchio negli ultimi 3-4 mesi? Sì, sicuramente sto lavorando molto dal punto di vista fisico, perché sono cresciuta tanto e quindi in questo momento mi serve molto lavorare da quel punto di vista, che magari ancora ho delle carenze. E come detto te, il servizio sì, sto provando anche a variarlo un po' di più, magari molte volte giocarlo in funzione molto della giocata, e quindi di collegarci subito al colpo successivo, e secondo me quello è molto importante per il mio gioco. E invece Tatiana Garbin, in che cosa ti tiene sulla corda? Sì, lei, lavoriamo insieme anche a Formia, sta sempre, quando lavoriamo a Formia lavoriamo sia con Giovanni, con Vittorio, con Tatiana, siamo un gruppo, quindi quello è l'importante, che ognuno dia il suo contributo e che siamo un gruppo molto, molto unito, e sono sicura che ci porterà avanti, e sono sicura che lavoreremo molto molto bene insieme. Un saluto a tutti coloro che frequentano il sito Live Tennis. Sì, ciao, seguitemi domani e veramente grazie per il supporto.